L'Udinese ovviamente ci propone tanti argomenti su cui discutere, in particolare sulla prima squadra, ma ci sono anche le giovani leve che danno tantissime soddisfazioni, anche se non sono presenti in maniera assidua sui terreni di gioco. Parliamo ovviamente dei nostri nazionali, dei due azzurrini, aspiranti ovviamente alla nazionale maggiore, ma per adesso si godono le loro grandi vittorie, le loro grandi imprese con la nazionale Under 19. Sono quattro i nomi nell'orbita della nazionale del CT Paolo Vanoli, ovviamente parliamo di Perisan Fontisso, ma in particolare di Alex Meret e Mauro Coppolaro, freschi reduci di un'impresa che negli ultimi minuti di Italia-Turchia è sembrata quasi poter svanire in maniera tutto sommato beffarda. Alla fine però il 2-2, sigillato anche da una bella uscita di Alex Meret, ha aiutato la nazionale Under 19 a conquistare gli europei di categoria che si disputeranno quest'estate in Germania. Tanta la soddisfazione, e abbiamo sentito proprio per noi di Udinese TV il portiere, la saracinesca Alex Meret, ma anche il difensore goleador Mauro Coppolaro. Per loro ovviamente tantissime emozioni in questa esperienza, utile molto per la loro crescita. Con Alex Meret per parlare innanzitutto di questa bella esperienza con la nazionale Under 19, un traguardo molto molto importante conquistato, quali sono le tue emozioni? Beh, sicuramente è una grandissima soddisfazione aver raggiunto l'Europeo, era un sogno che ci lavoravamo già dall'inizio dell'anno. Abbiamo fatto questi due gironi di qualificazione che sono andati per fortuna molto bene, non abbiamo mai perso. È andata molto bene, le prime due partite abbiamo vinto, ieri eravamo in vantaggio fino alla fine, poi è arrivato il pareggio che comunque ci ha consentito di strappare il pass per le finali. Ovviamente a telecamere spente, con la tua modestia, hai detto un'uscita da poco quella finale, però è stata molto esaltata, è stata comunque un finale di partita incredibile, è successo di tutto. Sì, perché eravamo fino all'88esimo in vantaggio di due gol, quindi forse abbiamo anche abbassato un po' la tensione e subito dopo abbiamo preso un gol e loro si sono caricati, anche se mancava poco tempo, sono riusciti a fare pure il secondo e poi sono venuti tutti su, ho avuto anche un calcio d'angolo all'ultimo minuto, ma fortunatamente è andato tutto bene e abbiamo portato a casa il pareggio. È complesso il bilancio di queste gare in questa sosta pasquale, direi tutto sommato positivo. Sì, molto positivo. Queste partite sono molto importanti anche per me, appunto per mettermi utile nelle gambe e prendere confidenza con la partita che mi sta un po' mancando, però cerco sempre di dare il meglio e sono molto, molto felice per aver raggiunto gli europei. Domanda inevitabile, come hai visto Mauro Coppolaro anche dopo questo comunque tris di vittorie? Risultati. Anche lui ha fatto molto bene, ha giocato tutte e tre le partite titolare in tutti i 90 minuti. Diciamo che sono fortunato, una coppia di centrali veramente forte tra lui e Romagna che mi evitano molti tiri durante la partita e quindi anche il mio lavoro è più semplice. Appuntamento in Germania, quindi adesso vivrai questo finale di stagione ovviamente con l'Udinese, con il pensiero anche proprio a questo appuntamento. Giustamente, adesso comunque si pensa all'Udinese, a lavorare, a raggiungere la salvezza e poi comunque non mollerò mai niente sugli allenamenti per arrivare pronto a questo sogno che è l'Europeo e speriamo di farlo bene. Ovviamente fai benissimo a procedere per piccoli step, c'è stato qui mentre tu non c'eri l'Italia maggiore con il grande Gigi Buffon, insomma l'occhio puntato lì c'è sempre. Beh, Buffon penso sia l'idolo di tutti i portieri giovani, ha raggiunto un grandissimo obiettivo che è il coronamento di una grandissima carriera per lui e auguro il meglio a lui e alla nazionale anche in vista dei loro europei. I'm not afraid.
con Mauro Coppolaro, altro protagonista della qualificazione agli europei Under 19, innanzitutto complimenti e come sono andati i festeggiamenti, insomma, nella giornata di ieri? Ma abbiamo raggiunto un grande risultato che stiamo inseguendo da 2 anni, stiamo lavorando insieme e siamo molto contenti di questo risultato. Questa è anche la forza della nazionale, questo gruppo molto unito con il CT Paolo Vanoli, è anche una forza di questa squadra, di questa Under 19. Sì, siamo un grande gruppo, ci aiutiamo l'uno con l'altro, viene sempre prima la squadra e poi veniamo noi. E come hai visto proprio queste partite? Sono state tutte partite giocate molto bene e poi con la Turchia nel finale stava succedendo un po' di tutto. Sì, no, sono state partite difficili, combattute, e ci abbiamo messo il cuore e l'anima per raggiungere questo sogno. Il finale ce lo descrivi? Dopo il 2-0 non so cosa è successo, abbiamo rischiato di perdere questa qualificazione che sarebbe stato un grande rammarico. E adesso c'è però il pensiero ovviamente a finire bene il campionato qui con l'Udinese e poi c'è spazio anche per questa trasferta in Germania che comunque un po' vi stuzzica. Sì, ora finita la nazionale pensiamo qui a fare bene col club e andare in Germania era il nostro sogno e non vediamo l'ora che arrivi questo momento. E poi sei stato protagonista contro Israele, un gol, il gol del 4-0 d'opportunismo, segni anche spesso in nazionale. Sì, sto trovando la via del gol molto spesso, anche con la nazionale, una grande emozione. Where are you now?